le migliori 6 non comuni del set. Partiamo con lei, Lunar Rejection, quindi abbiamo una carta blu all'interno delle migliori 6. Col 58.8% di win rate, il rimbalzo micidiale che ci fa pescare tutte le volte che lo facciamo, e tutte le volte che lo facciamo su lupo o overlupo ci costa 2 in meno e sostanzialmente l'avversario concederà allegramente la partita, soprattutto se gli abbiamo rimbalzato tipo con 2 mana un costo 12, cosa assolutamente possibile quando ci troviamo contro Gruul Werlupico. E in quinta posizione, ladies and gentlemen, Luovide. Ma che sei pazzo? Ma che stiamo vedendo, le migliori non comuni blu, scusi? Cioè, 2 posizioni di fila blu e riblu, sembra un po' eccessivo. Uovo micidiale. Ragazzi, io l'ho provato anche insieme a Lunar Rejection, e devo dire che sono 2 carte eccezionali all'interno di questo limited. Abbiamo fatto più volte blu, anche se non è uno dei migliori colori, però vediamo. A livello di non comuni è incredibile il blu. Biolume Uovide, sacrifico, mucca, imbloccabile, e te dico bella. In quarta posizione troviamo il colore rosso con Alluring Suidor, il tremado drag si Transformers in un 3-3, ti lancia le rose in faccia, nel senso che muori al posto di Crisantemi sul tuo epitaffio, lascia il fiore emblema dell'amore. Andiamo sul podio finalmente. In terza posizione, Stonks, Irbrine Combear, che abbiamo appena visto. La multicolor fortissima, Azorius che caga piccioni a non finire, incredibile, pazzesca figurina del Magic, giuro, davvero first pick. In seconda posizione, lei, la rimozione nera fortissima, quella che fa Lightning Helix e ciuccia ciuccia, lecca lecca i punti vita anche nel momento in cui esplode una creatura, e se lo fai su un umano l'hai pagata ancora meno. Incredibilmente solida questa rimozione, nonché non comune nera di questo set. In seconda posizione, ladies and gentlemen, è in primissima posizione, eh sì, si spara anche la prima posizione in un'altra classifica questa figurina. Ebbene sì, Blood Tithe Harvester è in assoluto, ma tipo, ma non di poco, ma non di poco, per distacco il Blood Tithe Harvester. 2 mana 3-2 con le gambe che fa rimozione. Con 63.1% di win rate, cioè la seconda posizione è 60% di win rate, la prima posizione è 63% di win rate, cioè proprio umiliata anche la seconda posizione, sfigura anche la seconda posizione, perché è la somma, no, di tutto ciò che è forte e limited, quindi è una creatura che fa removal, cioè tutto, esattamente tutto, ogni cosa che puoi desiderare dalla figurina di Magic in limited. La rimozione, lo sapete, no? Che è la cosa migliore che c'è nel limited, la rimozione di solito, storicamente è così, le removal sono la cosa più importante da avere. Bene, questa è sia removal che creatura, fa entrambe le cose, ti dico bella. E queste, ladies and gentlemen, erano le migliori non comuni del set di Innistrad Crimson Vow. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Beh, se non siete d'accordo, sti cazzi, perché questi sono freddi numeri matematici. La matematica ha sempre ragione, non tu, non io, la matematica ha sempre ragione. Però lo stesso, scrivi qui sotto nei commenti su YouTube che l'algoritmo è infame, per lui solo l'hammer, e vieni nella magia notturna che su Twitch qui c'è la festa reale, e venite su Twitch che non ci venite mai.